Hai sentito male? In effetti, ora che ci penso, avrei dovuto aspettarmelo. Scusami. È difficile da descrivere. Il tumulo è, come dire, affamato. Vuole un pegno e così cerca di prendere la tua essenza vitale. Forse sì, ma temo che non ti piacerà. I vampiri sono non vivi. Forse io posso passare senza problemi. Non è la tua massima aspirazione, immagino. Forse. In effetti, un altro modo c'è per pagare il dazio. Se vuole un'anima, gliene daremo una. La tua. Mia madre mi ha insegnato qualche trucchetto. Potrei intrappolare parte della tua anima e offrire la gemma ai maestri ideali. Potrebbe essere sufficiente. Ciò potrebbe renderti debole quando saremo nel tumulo dell'anima, ma è un problema che risolveremo poi. Forse. Vorrei tanto che ci fosse un altro modo, qualcosa di più semplice per te. Ma sappi questo, qualsiasi strada tu decida di percorrere, io non ti giudicherò. A volte le cose vanno fatte e basta. Lo so meglio di chiunque altro. Allora, hai deciso? È davvero quello che vuoi? Non ho problemi a farlo, ma voglio che ci pensi bene. Resterai mortale, ma sarai molto più debole nel tumulo dell'anima. So che per te è difficile. Vorrei che ti fidassi. Non farei mai qualcosa che possa nuocerti. Grazie. Allora non sprechiamo altro tempo. Ti prometto che cercherò di essere delicata. Non muoverti. Andiamo. Mia madre starà aspettando dall'altra parte di quell'affare. Serana? Sei davvero tu? Non posso crederci. Come facciamo a entrare? Dobbiamo parlare. Serana, che cosa ci fai? Dov'è tuo padre? Lui non sa che siamo qui. Non ho tempo di spiegarti. Allora ho fallito. Arcon ha trovato il modo di decifrare la profezia, vero? No, non fraintendere. Siamo qui per fermarlo, per rimettere tutto a posto. Un momento. Hai portato qui uno straniero. Hai perso il senno? No. Tu, vieni avanti. Desidero parlarti. Spiegami il motivo per cui mia figlia è in compagnia di un cacciatore di vampiri. Non voglio pensare che tu sia qui con lei, in veste di suo protettore, solo per arrivare a me. Magnifico. Serana ti considera il suo guardiano e la bramosia è il tuo primo pensiero. Noto che l'ingenuità di mia figlia non è venuta meno. Serana ha sacrificato se stessa per impedire Arcon di completare la profezia. Pensavo che fosse lei a dovertelo spiegare. Perciò tu ritieni che avrei avuto il coraggio di seppellire Serana semplicemente per proteggere la sua pergamena? Le pergamene sono un semplice mezzo. La chiave della tirannia del sole è lei, Serana.
Quando lasciai Castel Volchiar, portai con me due antiche pergamene. La pergamena che suppongo tu abbia trovato insieme a Serana parla di Auriel e del suo magico arco. La seconda pergamena dice che il sangue della figlia di Koldarbor accecherà l'occhio del drago. Un tempo Serana era umana, come me. Eravamo devote seguaci di Lord Molagbal. La tradizione vuole che le femmine siano offerte a Molagbal il giorno della sua evocazione e rinascono come vampiri dal sangue puro. Ci chiamavamo le figlie di Koldarbor. Vedo che cominci a capire perché volevo proteggere Serana e perché ho tenuto l'altra pergamena il più lontano possibile da lei. Se Arkon riuscisse a ottenere l'arco di Auriel e il sangue di Serana per corromperlo, la tirannia del sole sarebbe compiuta. Ai suoi occhi, Serana morirebbe per una buona causa. E di preciso, come pensi di impedirglielo? Non sono stata chiara? Come Serana, sono un vampiro dal sangue puro. La mia presenza a Tamriel è tanto pericolosa quanto la sua. A te non importa nulla di Serana o del nostro destino. Non importa cosa ti abbia spinto a diventare come noi. Resti sempre un cacciatore di vampiri. Sei qui solo perché ci consideri dei mostri, creature malvagie che meritano soltanto di essere distrutte. Serana? Questo straniero è della stessa pasta di coloro che ti darebbero la caccia per ucciderti come un animale. E io dovrei affidarti a lui. Questo straniero, per quanto ci conosciamo da poco, ha fatto per me molto più di quanto abbia fatto tu in una vita. Come osi? Ho abbandonato tutto per proteggerti da quel fanatico che tu ancora chiami padre. Sì, è un fanatico. È cambiato. Ma è sempre mio padre. Perché non vuoi anche solo provare a capire come mi sento io? Oh, Serana, se solo aprissi gli occhi. Se tuo padre scopre il tuo ruolo nella profezia, vorrà il tuo sangue. Un pericolo più terribile di quanto immagino. E così, per proteggermi, mi hai strappata tutto ciò che avevo a cuore. Non mi hai mai chiesto se nascondermi in quella tomba fosse la soluzione migliore. Ti aspettavi solo che ti seguissi ciecamente. Eravate entrambi schiavi delle vostre ossessioni, forse con motivazioni diverse, ma alla fine per voi sono solo una pedina. Anch'io rivoglio la mia famiglia, ma potrebbe restare solo un sogno. Forse non ci meritiamo quel genere di felicità. Forse non ci si addice, ma dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi. E per farlo ci serve l'antica pergamena. Mi dispiace, Serana. Non sapevo. Non vedevo. Troppo a lungo ho concesso all'odio per tuo padre di allontanarci. Perdona. Se vuoi l'antica pergamena, è tua. Le tue intenzioni non mi sono ancora del tutto chiare. Ma per il bene di Serana, ti darò tutto l'aiuto possibile. Sì, l'ho tenuta al sicuro con me da quando sono stata imprigionata. Fortunatamente hai la possibilità di spezzare la barriera che circonda queste rovine. Dovete trovare il più alto tra i pinnacoli che circondano le rovine. L'energia della barriera alla base trae forza dalle sventurate anime che sono state esiliate. Distruggi i custodi che le dominano e la barriera dovrebbe svanire. Un ultimo avvertimento. Il tumulo ospita un drago errante chiamato Durnevar. È un nemico potente. I maestri ideali gli hanno affidato l'incarico di sorvegliare i custodi. Non esiterà a intervenire se dovesse percepire una minaccia. Arkon aspira a un mondo sprofondato nell'oscurità eterna, dove i vampiri possano prosperare e non temere più la tirannia del sole. Ciò che la sua brama non riesce a prevedere è l'attenzione che il compimento di tale profezia attirerebbe sulla nostra specie. Se sul mondo calasse la notte eterna, pochi sarebbero disposti a tollerarlo. Scoppierebbe una guerra senza eguali per riportare le cose alla normalità. La distruzione di tutti i vampiri sarebbe all'ordine del giorno, finché l'ultimo esemplare non sarà eliminato. Ebbene sì,
È da millenni che i vampiri vivono così. Ed è l'unica condizione che ci permette di avere un futuro. Quando sono entrata nel tumulo dell'anima, era mia intenzione stringere un accordo con i maestri ideali, i guardiani di questo luogo. Chiesi ospitalità nel tumulo dell'anima e in cambio avrei dato ai maestri ideali l'anima che tanto desideravo. Se avessi previsto il loro interesse nei confronti della mia anima, non sarei mai venuta. I maestri ideali hanno inviato i loro custodi a distruggere. Per fortuna sono riuscita a respingerli e mi sono rifugiata tra queste rovine. Fortunatamente sì. Siccome i custodi non sono riusciti a prendermi l'anima, hanno ordinato ai loro servi di erigere questa barriera, che io non posso abbattere. Il tempo significa ben poco per me. Di conseguenza non ha alcun significato nemmeno per i maestri. Lo considero una specie di gioco. L'uno che osserva l'altro. Per vedere chi si arrende per primo. Conosco ben poco sul loro conto. Sono entità mistiche che governano sul tumulo dell'anima, gestendone ogni aspetto, dalla sua composizione alla sua apparenza. Alcuni negromanti ritengono che siano le strutture cristalline che costellano il tumulo dell'anima, ma io credo che si tratti di ben altro. Credo che trascendano ciò che noi percepiamo come forma corporea. Forse un tempo erano esseri fisici, ma hanno evidentemente raggiunto uno stato per cui la presenza tangibile risulta superflua. Sono un tramite usato dai maestri ideali per parlare con i loro inferiori e nutrirsi delle loro vite. La debolezza dei maestri ideali è la loro insaziabile fame di anima. Questo è il motivo dell'esistenza del tumulo dell'anima, nonché l'unico vantaggio che un negromante ha quando contatta con lui. La capacità di evocare potenti guardiani non morti, proprio come si evoca un Atronach o un Daedra. Tuttavia, quasi tutti i negromanti abbastanza sciocchi da mettersi a contrattare con i maestri ideali sono finiti qui, come anime perdute. Dal momento in cui hai varcato la soglia del tumulo, il tuo corpo è entrato in sintonia con esso. Eccomi dire che una parte del tuo essere è stata aspirata e un pezzetto del tumulo dell'anima ha preso il suo posto. Usare nuovamente il portale non dovrebbe comportare alcuna difficoltà. Fa attenzione e proteggi mia figlia. Uccidiamo quei custodi e torniamo alla prigione.